Buongiorno a tutti quanti, allora rieccomi ritornata con un nuovo video. Spero che la qualità sia un attimo migliore. Finalmente mi sono presa la ring light dopo tutto questo tempo. Mi si era praticamente rotta una softbox, non a causa mia, purtroppo. Ma vabbè, questa è un'altra storia. Sono qui per farvi la breve, brevissima introduzione di questo video, appunto la mia morning routine. Dopo sentirete il voice over, quindi io spero tanto che vi piaccia. Ci vediamo alla fine del video e niente, facci. Eccoci qui con la mia morning routine di questo periodo. Allora, devo dire che insomma le mie mattinate in quest'ultimo periodo sono cambiate drasticamente da quando andavo all'università a lezione, da quando dovevo studiare per gli esami e anche soprattutto da quando magari dovevo fare mattina al turno, insomma in tirocinio. Io tendenzialmente mi svegliavo sempre tra le 5 barra le 6 del mattino. Niente, in questo periodo qui comunque sto studiando per l'esame di stato, sto cercando di finire la tesi e devo dire che le mie giornate sono un po' più flessibili, ecco, quindi tendenzialmente appunto la sveglia dalle 7:30, però io in pratica mi alzo alla fine tra le 7:30/8, anche a volte anche 8:30, e niente, la mattina insomma faccio le mie solite cose. Una volta svegliata mi preparo per andare in bagno, lavarmi il viso, insomma fare tutte le cose che si fanno in bagno la mattina. Un'abitudine che però non ho mai perso è quello di rifare insomma sempre il letto la mattina, a parte che comunque sì, mi permette di mantenere un minimo di ordine, perché già avendo la stanza comunque piccolina ci manca solo che io non rifaccia il letto e poi veramente è come vivere, non so, in mezzo all'inferno. Quindi una di quelle cose che faccio principalmente proprio appena mi alzo dopo essermi lavata il viso è sicuramente il letto. Questa è una grandissima abitudine che sin da sempre ho imparato comunque ad avere, perché non lo so, anche a livello proprio mentale mi rassicura di più. E poi io dico sempre una cosa al mio fidanzato, che di fare il letto la mattina porta sempre fortuna ed è di buon auspicio per la giornata. Poi mi cambio perché appunto nonostante io stia in casa tutto il giorno principalmente a studiare, metto un qualcosa di comodo e in questo periodo devo dire che il pile o comunque una tuta sono diciamo le mie amiche del cuore, ecco, pile, tuta, insomma abiti comodi. Procedo poi appunto con la colazione. In quest'ultimo periodo sto facendo il digiuno intermittente, quindi la mattina tendo a bere il caffè e a farmi una tisana la mattina. Il caffè lo prendo sempre amaro, ma a prescindere questo dal digiuno intermittente, però comunque sia durante la fase di digiuno voi potete assumere liquidi, l'importante è che non siano zuccherati. Prendo appunto caffè e tisana e in realtà campo così fino all'ora di pranzo. Mi piace affacciarmi anche al balcone, insomma poi in realtà una cosa che faccio è guardare se le mie piantine sono ancora tutte vive, le sistemo, perché magari, non lo so, se la sera prima c'è stato vento tendiamo a non metterle in elevazione, a tenerle più in basso prima che si rovinino tutte. E una cosa che faccio questo soprattutto a inizio settimana, soprattutto il lunedì, è di controllare, guardare effettivamente che cosa mi aspetta durante la settimana, quindi faccio un po' di planning sempre con la mia life planner, la mia nuova agenda, e devo dire che in quest'ultimo periodo mi sto trovando davvero bene. Appunto io programmo comunque un po' la settimana, cerco di vedere un attimino se mi sono persa qualcosa, di segnare appuntamenti, cose che devo fare in generale, eccetera eccetera eccetera,
La parte dello studio in quest'ultimo periodo in realtà ce l'ho da tutt'altra parte, proprio in un planner apposito dello studio che non ho voluto inserire dentro questa agenda qua, perché sennò diventava veramente troppo. Non lo so, mi sembrava davvero di mischiare troppe cose insieme. E niente, quindi poi procedo con la mia tisana. Poi vabbè, ovviamente mi dedico un pochettino a cazzeggiare fondamentalmente, perché alla fine questo è cazzeggio, al telefono, insomma, su WhatsApp, su Instagram, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco qua mi vedete anche che faccio le foto per Instagram, in cui vi do il buongiorno alla mattina. Una cosa che sto facendo però in quest'ultimo periodo, almeno 6 giorni su 7, sono questi 10 minuti di esercizi focalizzati appunto sugli addominali di Chloe King. Troverete appunto nel box informazioni il video proprio a riguardo. In realtà appunto sono davvero 10 minuti, a volte sono davvero pigra e mi perdo e insomma mi riduco anche la sera a farli, però questa mattina in particolare quando stavo registrando il video ero presa bene e quindi ho detto vabbè, mi esercito adesso perché così almeno dopo non devo più farlo. Sono appunto insomma, una serie di esercizi che voi fate in 10 minuti e lei in realtà è molto brava, a me piacciono tanto i suoi esercizi, insomma. E nulla, così sono a posto per tutta la giornata, insomma. Ovviamente mi lavo anche ogni tanto. No, vabbè, dovevo lavarmi anche i capelli principalmente e quindi dedico anche un po' di tempo per la doccia, un po' di skincare. Questo siero qui che ho comprato sul sito di Yes Isabella di Giada Cosmetics è veramente ottimo, ve lo super consiglio. Invece quello che vi mostro è un deodorante che ho fatto io in casa e l'olio di mandorle dei provenzali che ultimamente lo utilizzo per tutto il corpo. In queste ultime settimane sto anche provando queste lentine a contatto prese su un sito cinese principalmente, che in realtà io compravo già da Mo queste lentine colorate con la durata tipo di un anno, però io dopo 6 mesi in realtà le butto via perché comunque cioè, non mi va di utilizzarle per così tanto tanto tempo. Poi ovviamente quella mattina probabilmente avevo tipo capelli in giro, ho dovuto passare l'aspirapolvere e vi ho fatto vedere proprio uno sketch veloce del mio planning dello studio, ecco, perché comunque sto cercando di ripassare il più possibile argomenti, anche se devo dire che per un esame di stato 3 anni di programma, di tutti i 3 anni, insomma, di infermieristica è veramente dura. Però dai, fino adesso sono riuscita a tenere testa ai miei programmi e le prossime settimane ovviamente lo studio si farà un po' più fitto, quindi questa è tendenzialmente la mia classica mattinata. Eccomi ritornata. Allora, io spero tantissimo che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo sicuramente in un prossimo video. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, vi è interessato. Lasciate un like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. E niente, ci vediamo al prossimo. Cheers! Ragazzuole, volevo fare una breve conclusione, insomma, della mia morning routine, diciamo così. E stavo studiando, insomma, e stavo pensando, cavoli, ma quando mi sono svegliata stamattina che ho avuto l'idea comunque di girare la morning routine, ho pensato, ma quanto cavolo è cambiata la mia morning routine? Nel senso che ero abituata a svegliarmi super presto, ad andare in palestra. Questo non solo quest'anno, proprio anche gli anni passati, insomma. Diciamo che io alla fine non mi sveglio prima delle 7:30. Questo periodo qui è un po' un periodo particolare, nel senso che è un periodo di cambiamenti, di incertezza un po' su tutto. E ho un po' paura di quello che verrà per novembre, per la situazione che stiamo affrontando, perché diciamo che se non avessi la laurea di mezzo sarei un attimo più serena. Però ovviamente, cioè,
È brutto da dire, ma devo stare attenta a non ammalarmi, devo stare attenta a non presentare sintomi, a non incontrare comunque il coronavirus perché potrebbe saltarmi la laurea. E di conseguenza non solo io, cioè anche i miei genitori, e soprattutto anche per la salute dei miei genitori. E sapete che Marco fa l'infermiere, no? E purtroppo devo prendere anche questa decisione qui, nel senso che quando la sua struttura diventerà Covid, cosa devo fare? Non potremo vederci, ovviamente. Quindi è veramente un periodo bruttissimo e ci pensavo ieri sera, mi sono detta, cavoli, ma ho aspettato una vita per laurearmi, no? Cioè, per una volta che voglio finire effettivamente una cosa, arriva la pandemia. Vabbè, non lo so. A volte penso che sia un segno del destino che non mi voglia far concludere i miei percorsi, non lo so. Però vabbè, insomma, sono arrivata fino qua, quindi stringo i denti e faccio finta di niente, il che non posso nemmeno farlo, però vabbè. Però è dura perché noi abbiamo delle date, ma obiettivamente non sappiamo se poi sarà effettivamente così, perché sapete che prima comunque della laurea e della discussione io ho l'esame di Stato, no? Niente, non volevo ammorbarvi, però volevo inserire anche questo mio pensiero, insomma, spero che vada meglio in generale. Niente, perdonatemi questa roba, ma alla fine questo brufolo me lo sono schiacciata. E niente, vado al prossimo video.